tempo che fa, incominciamo subito. Ecco, come molti di voi sapranno, questa settimana è stata approvata alla Camera la nuova legge elettorale, si chiama Rosatellum bis. Ecco, dal momento che riguarda però tutti noi, il meccanismo di voto è una cosa che dobbiamo ancora imparare, sembra anche un po' complicato, abbiamo pensato di aiutarci e ci ha dato la sua disponibilità uno dei più noti costituzionalisti italiani che appunto ci spiegherà come funziona. Il professor Zagrebelsky dovrebbe essere in collegamento con noi con parole semplici per dirci in che cosa, professore, consiste la legge elettorale. Professor Zagrebelsky, mi sente? Professore, buonasera. Buonasera. Ma in realtà è molto semplice. Sì, molto semplice. L'ha detto Walter Bauget nel commento sulla Costituzione britannica. Dopo l'avvento dei telai a vapore nelle Filande, cambiò il modo di intendere la civitas, sì, la parola fondamentale la cui etimologia fonda la radice indoeuropea. Ecco, però professore, mi scusi se mi permetto, se cominciamo dalla radice indoeuropea è un pochino troppo, cioè, abbiamo pochi minuti, la pregherei di arrivare un certamente pochino. Certamente, mi rendo conto. Come funziona in due parole la legge elettorale? Mi rendo conto che i tempi televisivi sì, sono stringenti. E non stringenti, indoeuropea, capito? Se partiamo dalla radice indoeuropea. Cert fugit, terra fugit, irreparabile tempus. Sì. Come scrive Virgilio nelle Georgiche, che dovrei proprio avere qui il manoscritto di Virgilio. Sì, del, ma non serve, non occorre, professore, non occorre, non occorre, professore, lasci stare, non occorre, lasci stare, ci fidiamo. Andiamo al Rosatellum, mi spiace che sia raffreddato, andiamo al Rosatellum, professore. No, sì, una prima lettura potrebbe sembrare che un terzo dei seggi saranno assegnati col maggioritario e collegi uninominali. Ecco, cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? Cosa? Beh, che probabilmente gli altri due terzi saranno col proporzionale, con le liste bloccate. Cioè, ecco, cioè le liste bloccate? Come si evince dal comma 1 della figura di 19, l'Italia divisa in regioni, che possiamo poi chiamare anche circoscrizioni corpo proporzionale. Purtroppo questo è un vulnus. Sì, un vulnus. C'è un vulnus, una lacuna. Sì. Vulnus che vulnus si può sbloccare con la brugola del 4. Con la brugola. La brugola. La brugola del 4? Bisogna fissare bene coi tascelli la soglia di sbarramento al 3%. Almeno qua c'è scritto così. Ma qua dove? Dove c'è scritto così? Nelle istruzioni che sono dentro lo scatolone. Le istruzioni dello scatolone. Che scatolone? Che scatolone, professore? Indubbiamente questa legge è un pacco. Ecco. Eccola l'ulteriore vulnus. Perché il legislatore fornisce solo un fischer espansione sul modello tedesco, che se lo monti in piano diventa l'1% nei collegi. Non si capisce niente, professore, niente. Sì, lo so, sembra complicato come montare un mobile dell'IKEA, in realtà, come diceva Saragat, è solo un modo per stampargliela nel vulnus ai 5 stelle. Buonasera, Maurizio Crozza! Ciao, Mauri! Ciao! Eila! Con Zagrebelsky, Fabio, che è un grandissimo costituzionalista. A me che salutiamo con buonasera, molto affetto. Professore. Ma certo, No, Zagrebelsky, il mio Zagrebelsky, Fabio, certo, esagera. Sì. Ovviamente esagera. Beh, certo. I Rosatellum bis non l'hanno fatto solo per stamparla nel vulnus ai 5 stelle, ma penalizza, cioè, tutti quelli che non vogliono fare coalizioni nei collegi. Infatti nasce come sistema misto, per metà a Fottegrillo e per metà a Fotte Bersani. In questo, no, però è democratico. Ora io, Fabio, scusa un attimo insieme, veramente, dopo 10 anni di lavoro
hanno partorito un sistema con 2/3 di proporzionale, sì, e 1/3 di maggioritario. 2/3 e 1/3. Sì. Se ci aggiungi una fetta d'arancia diventa un Negroni sbagliato. Solo che qui non c'è nemmeno il Negroni, c'è solo sbagliato. Non c'è nessun altro paese al mondo, Fabio, che abbia un meccanismo del genere. 10 anni. È come se dopo 10 anni Michelangelo, 10 anni di lavoro, Michelangelo invece della Pietà se ne fosse uscito con un portaombrelli. Utile, per carità. Però ci si aspettava un po' di più, Fabio. Per 2/3 avremo un Parlamento solo di nominati. Noi cittadini non potremo più scegliere una beata fava, potremo solo decidere se andare a votare di mattina o di pomeriggio, che c'è meno gente. Zagrebeschi, però, Fabio, quello vero, sostiene che il Rosatellum rischia di essere bocciato dalla Corte Costituzionale. Ora io capisci che adoro questo paese immensamente, Fabio. Si fa una legge, sì, poi con quella legge si elegge il Parlamento, poi la legge viene dichiarata illegittima e allora il Parlamento, diventato illegittimo, a sua volta si mette a fare una nuova legge illegittima pure lei. È un loop perfetto, è come produrre il compost, sai, la biomassa, sì, 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 certo, compost, sì, biomassa, sì. Rosatellum, chiamatela, sì, come volete, ma l'odore è quello. Sì. Ora, 2 giorni fa, sì, al compleanno del PD, Renzi, a proposito del Rosatellum, ha detto che si aspetta un corpo a corpo tra il PD e il centrodestra. Sì, è vero. Buonasera Renzi, buonasera. Sì, lei ha proprio detto così, che alle prossime elezioni farà in tutti i collegi un corpo a corpo con il centrodestra. Ah, sì. Cosa fa? Adesso, girati un po', sì, così. Che sta facendo? Ah, Renzi, sì, che fa? Un po' più al centro, che sì, un po' più al centro. Troppo a destra, Silvio, sei troppo a destra. Che fa, Renzi? Che fa? Che collegio uninominale. Salvini, levati quella felpa. Buttati nella mischia, dai. Renzi, dai. Renzi, ti prego. Siamo su Giorgia, Meloni. Siamo su Renzi. Rosatello è in fila, non è l'inciuccio. No, Renzi. Fai le foto, mettile su Instagram. Ma cosa sta, sì, dicendo? Sì. Buonasera. Che sta facendo? E mi stavo immaginando il corpo a corpo col centrodestra. Ma non è questo. No. Io avevo capito. Non vedo l'ora. No, ma noi avevamo capito che lei avrebbe fatto la guerra alla destra. Vede, caro Fabio Fazioso, pure lei ci si mette, Ci sono 2 tipi di destra, Quella dei 5 Stelle populista xenofoba, sì, che sa dire solo no, sì, che picca gli anziani, vabbè, no, in coda alle posche, che ruba dei giocattoli ai bambini. Ma non è vero, ma cosa dici? E noi con quella destra non vogliamo averci niente, sì, a che fare. Poi c'è un centrodestra fatto di, come possiamo dire? Come possiamo dire? Non mi va di chiamarli nemici. Ma certo, nemici è una brutta avversari? Parola. No, nemmeno. Ma avversari, sì. Neanche avversari va bene. No, avversari. Competitor, no. Come no? Preferisco chiamarli amici. Ma come amici? Amici, amiconi di sempre. Gli amiconi di sempre del centrodestra. Con i quali non vedo l'ora di fare il colpo. Ah, colpo. Ma non è vero, ma scusi, ma Veltroni ha detto proprio sabato che non deve avere paura della parola sinistra, della sinistra. Ma io non ho paura della sinistra. Basta che non entri in camera da letto mentre sto facendo il corpo a corpo con la destra. Ciao Mauri! Ciao Fabio! Mauri!